Ecco, qualcosa da pochi giorni in questa località si è mosso. Sì, dopo il servizio del 2 aprile praticamente, il secondo servizio di denuncia, diciamo, grazie anche a RTV e a Graziano Tomarchio che ci dà voce, nel senso con le vostre telecamere, domenica scorsa sono venute a rimuovere tutti i rifiuti in questa strada di collegamento da Sala di Mosorro a Cannavò, strada che era, c'era un pericolo, grave, che era quello della circolazione stradale, quindi tutti i rifiuti ostruivano la circolazione stradale. Sono stati tutti rimossi, è venuto anche lo spazzamento successivamente. Questo è uno dei piccoli, diciamo, traguardi e delle cose che possono funzionare anche qui a Reggio Calabria. Noi come comitato Pro Sala di Mosorrofa, al momento siamo una ventina di soci, cercheremo di coinvolgere tutte le associazioni del territorio perché il nostro primo punto di partenza è la sinergia. Se non c'è sinergia e unione fra tutti, non andremo nessuno avanti. Quindi, dopo aver costituito il comitato, ci interfacceremo con tutte le associazioni del territorio. Da lì, partiremo con un programma che già abbiamo stilato, per cui ci siamo già interfacciati con i vari settori dell'amministrazione comunale, con i quali abbiamo già interloquito, e proseguiremo avanti. Dopo l'ufficio ambiente, adesso andremo sulla manutenzione stradale per la questione della pericolosità, anche quella delle buche e del manto Quindi stradale. qualcosa si è mosso. Sì, qualcosa si è mosso, ecco, e diamo voce a quella che è la cittadinanza, questo è il nostro intento, mettere in risalto le criticità e poi cercare di superarle. Periferia pulita e soprattutto per questo abbiamo pensato di intervenire nelle scuole per coinvolgere i ragazzi perché siamo convinti che partire dal basso sia importante, con i giovani, con i bambini e con i ragazzi delle scuole. Questo è il primo passo, cioè uno Questo è il primo dei. passo perché l'educazione civica è la cosa più importante. I nostri figli devono abituarsi a vivere in situazioni di decoro, non di degrado. E tocca a noi lavorare per loro. Con l'amministrazione abbiamo instaurato un ottimo rapporto e proseguiremo in questo senso.